Allora, eccoci con un nuovo video. Buongiorno, domenica mattina, io ho appena fatto colazione, Mauro è già uscito perché stamattina aveva un impegno importante, quindi è uscito di casa 5 minuti fa, infatti ha fatto colazione prima di me, ha mollato la tazza lì, adesso tanto metto la mia, così lavo e sistemo. Tra l'altro non sa neanche se viene a casa a pranzo, quindi in base a ciò che farà lui vedrò cosa fare io. Ieri abbiamo fatto la pizza, ieri sera è venuta buonissima, tra l'altro ultimamente stiamo facendo le pizzette invece che la pizza grande e vengono un pochino più spesse. Io non ho mai amato la pizza spessa, io ho sempre amato la pizza sottile, sottilissima. Da noi tra l'altro c'è un posto che la fa, come dico io, proprio super 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 sottile, gigante ovviamente perché è sottilissima, e quindi io ho sempre amato la pizza sottilissima. Però facendola qui in casa, vi dico la verità, il tipo di impasto che facciamo noi, forse preferisco qui quella un pochino più spessa, perché Mauro la fa rimanere croccante sotto e morbidissima, e il resto morbidissima, anche perché io la mangio quasi, non dico cruda, ma mi piace proprio toglierla dal forno quando non è completamente cotta al 100%. So che non fa bene, però a me la pizza piace proprio molle molle. Comunque, vabbè. E quindi ieri sera abbiamo fatto la pizza, ne abbiamo avanzata un pezzettino, e no, ne abbiamo avanzati due pezzettini, quindi probabilmente o a pranzo o stasera mangeremo quella. La mattina ero a letto e vabbè, stavo messaggiando con una ragazza che conosco, che mi ha chiesto che il modello di cucina che ho io dove l'ho comprata, così stavamo un attimo chiacchierando e sono andata a vedere se c'era il negozio su Instagram per mandarle poi la pagina. Lei comunque della mia città, e nella pagina del negozio io l'ho comprato in un negozio, cioè io la cucina l'ho comprata in un negozio che si chiamava La Casa della Poltrona, adesso ha cambiato nome, si chiama Trend Arredo o Trend Arredi, adesso non mi ricordo. E ho visto mentre sfogliavo, perché era un po' che non bazzicavo nella loro pagina, ho visto una soluzione che potrei adottare io per quanto riguarda il microonde. Adesso vi faccio vedere di che cosa si tratta, devo però prendere le misure. Questa è la soluzione che potrei adottare io, vedete? Lei li ha, o lui, perché sono fratello e sorella, hanno strutturato la cucina tipo la mia, col forno che si alza, e potrei pensare di fare a fianco un'altra colonna col microonde. Quindi questa qui potrebbe essere un'idea, io sinceramente non l'avevo mai valutata, però potrebbe essere un'idea. Quindi in questo spazio qui potrei pensare di fare un'altra colonna bassa, come questa qua, dove ho il forno, e mettere il microonde. Così mi ritrovo il top sopra un pochino più lungo e posso sfruttarlo. Dovrei probabilmente spostare la presa un pochino più in alto e potrebbe essere un'idea. L'unica cosa che io ho la presa qua sotto, però possiamo pensare di vabbè, quello è tutto da vedere, tanto io quella presa lì la uso esclusivamente per l'aspirapolvere, però potrebbe essere sfruttata per il microonde, quindi ottimo, potrei pensare ad una cosa così. Quindi visto che non voglio adesso fare grosse modifiche, quindi spostare il forno di qua, dover allungare un pezzo di top di là, fare un po' di caos, quasi quasi mi aggiungo solo una colonna con il microonde. Idea mi è venuta stamattina vedendo quella foto. Vediamo, non ne ho assolutamente idea, anche perché devo vedere, perché non credo misuri 60 quello spazio lì, secondo me misura poco di meno, poco di meno. Vabbè, comunque non importa, adesso vado di là, mi cambio, mi lavo, disfolletto perché devo cambiare le lenzuola, il copro più o meno,
Niente, sistemo solo un attimo il salotto perché ovviamente il divano è sempre da mettere a posto e poi vi dico due cose per quanto riguarda l'aspirapolvere, lavapavimenti che vi ho fatto vedere nel vlog di ieri. Sono spostata qua in bagno così mi sono lavata, mi sono finalmente vestita e sto per rifare il letto e mentre faccio queste cose qui, anche perché devo togliere il coprifiumino, ho deciso di farmi la maschera, così non la faccio stasera, perché ultimamente vado a letto distrutta, sì che di più in settimana, vi dico la verità, però nel dubbio, visto che alla sera ultimamente sono talmente stanca, dopo che faccio la cucina, mi metto magari sul divano, faccio un po' di cose al computer e tutto, poi sono distrutta. E quindi non ho neanche a volte la voglia di fare la maschera. Questa è terminata. E allora me la faccio adesso. Così intanto che sistemo la camera, la maschera fa effetto. Ovviamente è Hello Body. Tra l'altro mi avete in tantissime chiesto, perché in effetti io vi ho ogni tanto io vi racconto quello che metto, quello che faccio, ma non mi soffermo tanto e sbaglio, perché in effetti a volte io lo do per scontato, ma in realtà scontato non è. Praticamente vi ho raccontato che sapete che dopo le feste mi erano venuti fuori un sacco di brufoletti piccoli, ma abbastanza qui sul labbro e qua sotto, sì che ero vicino al ciclo, quindi può anche essere stato quello, però è anche tutti i pasticci che ho mangiato nel periodo natalizio e ho utilizzato una crema che si chiama SOS, ve la faccio vedere, questa qua di Hello Body, che mi ha letteralmente salvata. Questa qua è questa qua, l'SOS, ve l'ho mostrata forse meglio su Instagram. E mi ha veramente risolto il problema, mi ha seccato sti brufoli alla velocità della luce, io in 3 giorni non avevo più niente. Non so se è stato un caso, ma io amo talmente tanto sti prodotti che sicuramente secondo me fanno la differenza. Tra l'altro vi ricordo il codice, perché sapete che ho chiesto, perché mi avete chiesto i codici anche qui su YouTube, perché molti di voi non hanno Instagram, il codice è sempre HOME e avrete il 50% di sconto sul minimo di spesa sempre di 79 euro, con il regalo, vi faccio vedere la Look, che è un contorno occhi che io adoro, quindi in regalo avrete questo. Vi lascio comunque il link sempre nell'info box, così potete dare un'occhiata e se vi interessa cliccare e inserire il codice HOME e avrete lo sconto. Il codice tra l'altro non ha limiti, quindi qualsiasi momento voi vediate il video il codice è attivo, quindi vi volevo ricordare questa cosa. Allora, maschera messa, tra l'altro ho un caos qua sopra incredibile, devo mettere assolutamente a posto perché dalla sera metto creme e cremine e poi lascio tutto in giro qua. Però adesso dopo metterò qua. Adesso vado a fare il letto, tra l'altro butto gli asciugamani per terra così li metto a lavare e niente, boh, faccio il letto con la mia mascherina. Why me, oh why? You know I need her. Why me, oh why? A true leader.
chance, you know I'd steal her. Why me, oh why? 'Cause I'm a dreamer. Ho deciso di farmi una pizza veloce anche perché sono le l'una e un quarto. Ho perso un po' di tempo stamattina tra maschera e lavatrice. Tra l'altro mi sono anche dimenticata la maschera sul viso, l'ho tolta dopo 20 minuti, no di più, l'ho tolta dopo mezz'ora. Mi sono proprio dimenticata di averla sul viso, però sembra non essere successo niente se non questa pelle super super liscia. Allora è arrivata lei perché ha sentito rumore, anzi profumo di cibo, perché sto scaldando la pizza. Allora vi faccio vedere che come vi ho raccontato stamattina, Mauro si è messo a fare adesso le pizze più piccole e vi faccio vedere, visto che le ho tirate fuori. Le pizze in questione sono queste. Possono sembrare pizzette, ma non lo sono, sono un po' più grosse delle pizze, un po' più grosse delle pizzette e forse un pochino più piccole delle pizze al tegamino. E la forma è un po' quella che è, ma non diciamoglielo, non diciamoglielo. Vedete che sono più alte, sotto la base è farinosa come piace a me, croccante, e invece l'impasto è morbido. Comunque ve lo faccio vedere dopo quando lo taglio. In forno mi sono messa quella col formaggio perché ultimamente mi piace la pizza col gorgonzola. Allora io adoro il gorgonzola, ho sempre amato la pizza al gorgonzola, ma la mia attenzione si è sempre spostata su un altro genere di pizza, che poteva essere magari la pizza col tonno e cipolla. A me piacciono queste pizze un po' sostanziose, però da quando sono a casa in quarantena, da quando Mauro fa la pizza col gorgonzola è la mia preferita. Non so perché. Adesso ho cambiato la tovaglietta perché ovviamente c'è la tovaglietta per la colazione e la tovaglietta invece per il pranzo e per la cena. Tra l'altro, vedendo questa fantasia qui, che ormai sapete che a casa mia non manca, adoro questa fantasia così, mi è balenata un'idea che sinceramente ci avevo già, ve ne avevo già parlato su Instagram e vi avevo anche fatto delle storie dove vi... Zoe, aspetta, non è ora, è stasera quella cosa là, stasera, non adesso, scambi il giorno con la sera, perché noi di giorno non ci siamo mai a pranzo, quindi quando ci siamo lei vorrebbe quella cosa lì che noi gli diamo alla sera, invece che noi le diamo alla sera, invece no, deve capire che non è sera. Comunque dicevo, ve ne avevo già parlato su Instagram, mi piacerebbe, poi comunque la cosa era andata un po' così, ma sicuramente chissà quando, mi piacerebbe rivestire le piastrelle della lavanderia con
siccome non voglio cambiare le piastrelle, voglio solamente coprirle, ci sono queste pellicole apposta per coprire le piastrelle, volevo coprirla con una pellicola di questa fantasia qua, quindi che faccia effetto piastrella. Quando avevo visto, vi parlo di un annetto fa, avevo visto proprio la piastrella, la adesiva, cioè praticamente una pellicola adesiva proprio a con la forma della piastrella, e ce n'erano di due o tre dimensioni, mi sembra, però dovete andare ad attaccarne una a una. Io vorrei invece trovare proprio un pannello, una carta adesiva a metro per andare a coprire appunto le piastrelle che abbiamo in lavanderia, in modo che si possa poi togliere un domani, quindi niente di così definitivo. E boh, adesso preparo il tavolo e finalmente mangio. Buon appetito a me! È arrivato finalmente, me lo sono fatta portare, guardate un po' che cos'è. Faccio vedere cosa mi è arrivato. E eccolo qua, il mio profumatore, e lo tengo io a casa, l'ho preso io, adesso cerco di aprirlo. Ok, questo qua volevo metterlo vicino alla TV, avendo un salone molto grande ne metto due, anche perché l'altro praticamente è terminato, quello che ho nell'ingresso lo devo riempire. Ok, qua così ho fatto una cosa, siccome avevo finito il profumatore che avevo a casa e l'ho terminato, quindi pensavo di, siccome mi piacciono i bottiglioni, quei botticini si possono riempire, infatti per questo motivo qua noi abbiamo fatto anche solo le ricariche, perché per dare la possibilità comunque di riempire anche solo il botticino. Dove l'ho posato? Ah, ok, quindi proprio per questo motivo abbiamo appunto realizzato le ricariche. Allora, aspettate che vado a prendere l'imbuto, perché sennò combino un macello. Ok, ho preso tutto. Allora, ovviamente questo botticino è più piccolo perché sono 100 ml. Il mio è 250, quindi devo metterne meno. E quindi di conseguenza non andrò a mettere tutti i bastoncini. Noi ne mettiamo in serie 8. Ne metterò 4, secondo me 4 possono bastare, sì, anche perché questi sono bastoncini, come vi avevo detto, che assorbono il liquido ma lo emanano più a lungo, quindi è proprio un bastoncino particolare. Allora lo apro così. Allora, abbiamo deciso di fare le ricariche per questo motivo, per permettere alle persone di non dover per forza comprare il profumatore, anche se il profumatore in sé è tutta un'altra cosa, però magari per chi non vuole spendere troppo può benissimo comprare solo la ricarica e utilizzare i vasetti che ha a casa e riempirli. Quindi questo è stato uno dei motivi del perché abbiamo deciso di fare la ricarica, proprio per permettere a tutti di provarlo. Allora, mi sta anche gocciolando sul mobile. Ovviamente io ho messo lo Scottex e dove è andato a cadere? Sul mobile. Ok, vediamo. Secondo me, ma sì, ne metto ancora un pochino. Ripeto, questi vasetti qua sono da 100 ml, quindi ce ne sta meno della metà, però meglio che niente. Ci sta anche il mio tappino. Ok, magari ne metto ancora uno. Così. E l'ultimo goccino lo metto in questo qui che ho nell'ingresso, che sta praticamente terminando ormai, ce n'è. Ok,
pochissimo. Zoe. Ok, finito. Ok. Tutte le mani che profumo. Devo lavarle. Sono le 7, mancano 5 minuti. Io mi sono messa sul divano, mi sono riposata un po' anche perché domani è sabato, domani è lunedì, cioè due numeri, domani è lunedì e si torna a lavorare, quindi ho dedicato un po' di tempo a me, al relax. Mi sono buttata sul divano, tra l'altro mi sono messa adesso la felpa perché inizia a fare frescolino, anche se abbiamo il camino acceso ma solo con la polo, fa frescolino, quindi mi sono messa la felpa. Tra un po' devo già pensare a cosa preparare da mangiare ed è tutto un pensare a cosa preparare da mangiare. Non so se capita anche a voi, cioè al mattino non ho questo pensiero perché andando a lavorare mangio fuori, ma al pomeriggio il pensiero, il chiodo fisso è cosa preparo da mangiare, e al sabato cosa preparo da mangiare, e alla domenica cosa preparo da mangiare, ce l'ho dal mattino alla sera. Però penso che sia una cosa comune un po' di tutti, il pensiero di cosa preparerò da mangiare. Parte che mio Mauro si scalderà una pizza, le altre le congeliamo perché sennò è un peccato buttarle, quindi le altre le congeliamo e magari le mangiamo la prossima settimana, vediamo, o magari in settimana Mauro se le porta a lavorare, non lo so, vedremo. Comunque volevo proporvi, tra l'altro ho fatto anche, finalmente mi stavo già dimenticando, ho finito, sto finendo l'ultima lavatrice per poi iniziare l'ultima asciugatrice, perché ho già tolto la roba dell'asciugatrice, l'ho già piegata, messa a posto, messa negli armadi, ho fatto tutto, mi manca l'ultima che farò partire appena finisce la lavatrice, così almeno per questa settimana sono a posto, anche perché noi ci organizziamo così, cioè io mi organizzo a fare le lavatrici al sabato, tra sabato e domenica, perché in settimana non lo so, non mi viene comodo, nonostante io abbia poi un sacco di roba, perché poi mi cambio veramente tutti i giorni. Io ho sempre avuto questa abitudine, soprattutto ancora di più adesso con questa situazione, di cambiarmi tantissimo, quindi ho sempre roba da lavare. Però mi trovo comunque bene così per ora a farla, a lavarla il sabato e la domenica, mi smisto un po' le cose, il sabato lavo la roba da mettermi addosso e la domenica invece lavo più che altro i tessili, i copripiumini, quindi faccio un po' questo lavoro qua. Volevo capire un attimo voi come vi organizzate, se le lavatrici, sicuramente soprattutto chi ha figli, le lavatrici le fa tutti i giorni o comunque più di una volta alla settimana e non come me che le faccio il weekend, però sono curiosa di sapere le vostre abitudini. Allora, volevo proporvi una cosa, se può essere una cosa che vi può piacere. Pensavo tutti i lunedì, nel vlog del lunedì, di inserirvi le offerte Lidl per quanto riguarda gli accessori, per quanto riguarda le cose che secondo me possono essere interessanti, o magari se ci sono cose che io negli anni ho acquistato e non mi sono piaciute. Pensavo di fare questa sorta di rubrica all'interno di un vlog, al vlog del lunedì. Allora, io avevo già fatto mesi fa dei vlog dove vi facevo vedere le offerte Lidl, poi tra una cosa e l'altra avevo smesso perché poi mi sono concentrata su altre cose e poi mi dimentico, perché sono un po' così, poi mi dimentico. Però oggi, mentre ero sul divano che stavo guardando un po' di cose, ho pensato quasi quasi faccio una volta alla settimana, aggiorno le offerte Lidl della settimana dopo, così almeno siete preparate, sapete che dal giovedì escono quelle cose lì, quindi se vi possono interessare potete andare a prenderle
velocemente, perché sapendolo prima potete andare a prendere velocemente. Adesso ormai questa settimana qua passi, anche perché oggi è domenica, domani è lunedì, quindi l'offerta è fino a giovedì. Sì, diciamo che potrei dirvi qualcosa di veloce, anche perché sennò questo vlog diventerebbe lunghissimo perché ho fatto altro durante la giornata. Comunque diciamo che per questa settimana fino a giovedì quello che vi consiglio è il mobiletto con le ante scorrevoli, quello per metterci all'interno qualsiasi cosa, potete anche metterlo fuori magari con le scarpe, quello che volete, il mobile per la lavatrice, l'armadietto a colonna. Ci sono delle cose molto molto interessanti, vi metto magari le foto qua così potete vederle e se vi possono interessare potete andarle a prendere. Vi metto solo queste perché, ripeto, essendo un blog già che va avanti da un po', ho paura che diventerebbe troppo lungo. Comunque da giovedì ci saranno le nuove offerte, quindi io da domani vi dirò tutte le settimane quello che vi consiglio per quanto riguarda il volantino Lidl, così almeno andate sul sicuro. Ditemi se quest'idea vi può piacere, sono tutte idee che cerco di farmi venire, anche se l'avevo già fatto, ripeto, però se vi possono piacere possiamo pensare di farlo appunto nel blog del lunedì. Adesso io vi saluto, anche perché questo vlog sarà già diventato lungo, considerando che ne ho già fatto uno ieri, considerando che ne andrà online uno anche domani, quindi tagliamo qua. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati insieme a me anche oggi. Vi mando un grande bacione e ci vediamo con un nuovo video.